Bentornati a tutti voi, cari ascoltatori di Radio Speranza, a questo appuntamento con Dalla parte dei cittadini, la rubrica a cura della CISL Abruzzo e Molise. Oggi siamo in collegamento telefonico con Davide Frigelli, segretario generale di FISASCAT CISL Abruzzo e Molise, quindi lo saluto subito. Salve, un saluto a tutti i radioascoltatori. Bene, dunque Davide, tu sei appunto segretario generale di FISASCAT, che è la Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali, Affini e del Turismo, quindi un comparto veramente molto, molto ampio, che è stato anche un po' al centro dell'attualità nel mese scorso, perché c'è stata un'importante manifestazione e quindi uno sciopero il 22 dicembre scorso proprio nelle più grandi piazze d'Italia, indetto dai sindacati appunto, per il rinnovo dei contratti nazionali del terziario, tra cui naturalmente anche il comparto del turismo, e sono state toccate tutte le realtà che compongono questo comparto. Da cosa è nata l'esigenza di questa manifestazione? Sì, è nata da una forte spinta anche di carattere emotivo, ma e soprattutto di carattere di necessità, più la necessità di un fattore economico, si ravvede ovviamente la necessità di un fattore economico, perché 4 anni che il contratto è scaduto, 4 anni di scadenza significa che non ci sono stati in questo periodo aumenti salariali che possano quindi contrastare quella che poi è un valore inflazionistico degli ultimi, proprio non a caso anche dell'ultimo anno e mezzo, che si è elevato a livelli insostenibili per i lavoratori, con l'aumento dei mutui, con l'aumento dei prezzi di tutto quello che è i beni e consumi necessari e primari. I 4 anni sono diventati per noi insostenibili e bisognava dare una risposta. Non a caso lo sciopero è stato fissato a una data così sensibile per il Natale, insomma il 22 dicembre, era un sabato ed era proprio a ridosso del Natale. Questo è quando si prendono decisioni, tra l'altro unitariamente, tra FISASCAT CISL, la FILCAMS CGL e la WILTUX, quando si prendono decisioni così drastiche vuol dire che la cosa è molto grave. Ecco, sì. Prego, prego. Sì, no, e quindi si capisce bene che insomma 4 anni sono tanti, sono troppi, un'assenza salariale di rivisitazione, quindi va a colpire troppo le famiglie, i lavoratori e le loro famiglie. Teniamo conto che questi due settori assieme annoverano 6 milioni di lavoratori, poco meno di 6 milioni di lavoratori, quindi stiamo parlando di una fetta importantissima di lavoratori italiani e di famiglie italiane. È assurdo che le associazioni datoriali siano così menefreghiste rispetto a un'ovvietà, e anzi io credo che le trattative che ci siano state fino ad oggi siano state anche quasi abbiano avuto un piglio indisponente, di indisponenza, perché non si può chiedere che a fronte di un aumento debbano essere riviste le quattordicesime, debbano essere riviste le domeniche festive, e poi voglio dire questi lavoratori sono impegnatissimi nelle domeniche e nei festivi, non si può richiedere ancora maggiore flessibilità, specie poi a contratti part-time, che insomma il part-time nasce con un concetto nobile ed era un concetto di lavoro dedicato soprattutto quando è stato creato, ideato per le donne, e quindi che avevano esigenze di tempi sì di lavoro ma anche tempi di vita per la famiglia. Quindi insomma è molto grave l'attacco che abbiamo subito dall'associazione datoriale. Ecco, appunto, infatti hai posto l'accento su una questione importante, perché questa manifestazione è stata preceduta proprio da dei tavoli di trattativa. Tu ci hai anticipato che non sono andati benissimo. No, sono andati proprio male, perché abbiamo notato praticamente una totale di volontà
di stabilire un contributo economico rispetto all'aumento delle attuali paghe base e contingenze dei lavoratori. L'abbiamo proprio percepito, tant'è vero che insomma abbiamo indetto uno sciopero non un giorno per l'altro, quindi avrebbero avuto tutto il tempo per cercare di scongiurarlo, perché anche per noi il fine non era quello, lo sciopero d'estremo razio. Soprattutto il nostro sindacato è un sindacato che pondera molto, utilizza questo strumento con molta parsimonia, e per noi è veramente l'estremo razio. Eppure non hanno fatto niente per cercare di fare in modo che questo non si concretizzasse, che oltretutto poi ha avuto un ampio successo. Sono state le maggiori appunto città italiane, quindi abbiamo visto Roma, abbiamo visto Milano, abbiamo visto Bologna, abbiamo visto Napoli, la Sardegna, la Sicilia, che sono isole, quindi come ben sappiamo, quindi dislocato anche nelle isole, e è stato uno sciopero sentito e partecipato. Quello che ci sta facendo riflettere è che ancora le associazioni datoriali non si sono mosse a livello nazionale con noi organizzazioni sindacali, e quindi io ad oggi non saprei nemmeno, non so nemmeno quale sarà la prossima data di incontro sul tavolo romano nazionale. Non abbiamo ancora ad oggi una data, nonostante lo sciopero del 22 dicembre. Ecco, e le motivazioni di questo sciopero sono state veramente tante, ne ricordate alcune, ma sottolineiamole meglio, ecco, dalle retribuzioni, dalla tipologia di contratto, per entrare un po' meglio nel merito. Certo, allora noi abbiamo due settori che sono appunto il commercio e il turismo, diversi fra loro, ma diciamo che hanno sono molto abbastanza uguali uno con l'altro rispetto a tabelle retributive, rispetto a alcune regolamentazioni. Quando le associazioni datoriali dicono in sostanza: voi chiedete l'aumento per i lavoratori, noi chiediamo ai lavoratori un maggiore impegno, una maggiore flessibilità, teniamo conto che sono settori che annoverano per la stragrande maggioranza donne, alle quali si chiede di lavorare fino alle 21 di sera, alle quali si chiede di lavorare il sabato, la domenica, il festivo. Non si può richiedere ancora più flessibilità a queste persone, non si può dire rimoduliamo la 14ª e facciamolo diventare un fattore premiante, anziché un fattore garantito come è sempre stato fino ad oggi. Come apporre un ricatto: se vuoi l'aumento mi devi dare qualcosa in cambio. Non penso che possa funzionare così. L'aumento dovrebbe essere un fattore congenito rispetto a quella che è anche la situazione dei prezzi in Italia. Quindi non a caso esiste un indice che si chiama IPCA, e quando noi andiamo a fare le richieste in favore ai lavoratori sui tavoli datoriali abbiamo una tabella di riferimento. Non è che ci inventiamo l'aumento così, ci svegliamo la mattina e diciamo: ma oggi andiamo a chiedere 8 euro. No, abbiamo una tabella nazionale di riferimento che è fornita da vari fattori di consumo, dall'Istat e quant'altro, e noi quella prendiamo onestamente a riferimento, ma è perché è quella che permette poi la sostenibilità delle retribuzioni e della vita dei lavoratori. Bene, allora ci fermiamo solo un attimo per la nostra consueta pausa musicale, poi torniamo qui dalla parte dei cittadini con Davide Frigelli. Thank you.
Torniamo in onda, ben ritrovati. Siamo qui dalla parte dei cittadini, la rubrica a cura della CISL Abruzzo e Molise. Siamo in compagnia di Davide Frigelli di FISASCAT, che è appunto la Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali e Affini e del Turismo. E stiamo parlando, Davide ci sta illustrando un po' le difficoltà del settore terziario e della recente manifestazione che ha visto anche i sindacati uniti proprio nella richiesta del rinnovo dei contratti per circa 6 milioni di lavoratori e lavoratrici, come ci dicevi tu, Davide. Ecco, la situazione in Abruzzo invece com'è? La situazione in Abruzzo è ancora più critica, perché noi abbiamo già avuto una rivisitazione rispetto al fattore numerico degli occupati, in quanto la regione Abruzzo si distingue purtroppo negativamente per la consistenza, quindi il fattore molto grande numericamente di presenza di centri commerciali. Se assumiamo che negli ultimi anni il fattore e-commerce, quindi la vendita online, ha preso sempre più piede, come prenderà ancora di più da quelli che sono i dati provvisionali, c'è stata quindi purtroppo una rivisitazione in peius del numero di occupati, di lavoratori. Quindi queste grandi catene distributive che prima annoveravano un certo numero di lavoratori, tutte quante hanno diminuito il proprio organico di almeno il 10-12% di risorse umane. Quindi ogni singola attività che vedete ha un dato in Abruzzo ben preciso, quindi una media che riguarda una diminuzione di occupazione per ogni singola attività di circa 10-12%, che è un fattore mostruoso. Quindi pensate quanta occupazione si è persa. È vero che qualcheduno è stato, diciamo così, passatemi il termine, riciclato in quelli che sono i fattori digitali dell'e-commerce, della vendita e-commerce, però non abbiamo mai recuperato veramente quel gap che è stato creato, che si è creato negli ultimi 5-6 anni. Dobbiamo tenere conto anche a proposito delle retribuzioni dei lavoratori di questi settori, che anche l'ultimo paio di rinnovi contrattuali non è stato sfavillante, lo diciamo noi per primi, perché proprio le associazioni datoriali lamentavano una carenza di soldi, quindi delle potenzialità economiche delle proprie aziende, una difficoltà economica dovuta da minori incassi. E questo l'Abruzzo l'ha sempre subito più di tutte le altre regioni, perché l'Abruzzo è secondo solo a Milano per densità di centri commerciali, solo a Milano, il che è vergognoso, vuol dire che c'è stata una politica anche poco attenta sicuramente rispetto a quella che era un'organizzazione del mondo del commercio nelle varie province abruzzesi. Quindi questo non ha agevolato il fattore occupazionale, perché è stato un fattore occupazionale finto all'inizio, perché dopato da troppe attività che poi tutte hanno ridimensionato di visto i propri numeri in negativo, e di conseguenza l'occupazione è scesa. Nel frattempo i salari quindi non hanno avuto i giusti adeguamenti, fino ad arrivare al paradosso di oggi, alla gravità assoluta di 4 anni di non rinnovo. E quindi è come se noi dicessimo che viviamo oggi, ma abbiamo le potenzialità di 4 anni fa. Basta che ci voltiamo dietro, guardare un po' di prezzi di 4 anni fa e quelli di oggi, e si capisce la difficoltà in cui riversano i lavoratori, specie le donne part-time. E quali sono le richieste e le proposte che pervengono oggi da voi, anche appunto alla luce di queste manifestazioni? Ma la nostra proposta è molto chiara, e lo dicevo in parte anche prima, quando ne stavamo parlando, che abbiamo un riferimento. Abbiamo detto più volte alle associazioni datoriali che aumentare le retribuzioni è diventata una questione di necessità
e anche di urgenza. Non possiamo aspettare ancora. Le famiglie non arrivano a fine mese, lo sappiamo tutti. Non ci stiamo dicendo una cosa che non conosciamo. Veramente come non mai le famiglie italiane stanno soffrendo, eh? E 6 milioni di lavoratori in Italia, capiamo cosa siano sinonimo di questa difficoltà. Quindi 6 milioni vuol dire che in Italia creano una percentuale del mondo del lavoro enorme, e quindi una percentuale enorme di persone in difficoltà. Sappiamo poi che la soglia di povertà aumenta, ma il non rinnovare i contratti nazionali del lavoro è una delle cause della soglia di povertà, eh? Perché non è solo la perdita del posto di lavoro, la mancanza, la totale assenza di retribuzione a creare il povero, è anche un basso salario, un basso stipendio a creare povertà. Certo. Quindi bisogna stare molto attenti quando si parla di questo. E fa anche fattispecie che aziende che si rivolgono al pubblico per vendere un prodotto e quindi produrre commercio, produrre movimentazioni di merce, siano proprio loro a lesinare su quello che è il fattore retributivo di una famiglia, di un lavoratore, perché meno reddito c'è in un paese, meno consumo ci sarà. Questa è una logica conseguenza, ovvio, un fattore matematico che non è contestabile, purtroppo è una conseguenza oggettiva della situazione. Quindi è proprio strano che siano loro che dovrebbero promuovere quella che è la movimentazione delle merci, la vendita delle merci, che siano poi loro a dire no agli aumenti economici. È proprio un paradosso. Ecco, sì, e infatti proprio perché questi 6 milioni di lavoratori costituiscono una percentuale importante, come dicevi bene tu, questa manifestazione è stata particolarmente partecipata. Sì, tantissimo, siamo rimasti veramente soddisfatti dei dati dello sciopero, ma bastava venire anche, insomma, nelle piazze per vedere quanto erano gremite di persone, di lavoratori. Quindi abbiamo questo conforto, perché io credo che le associazioni datoriali, c'è un assordante silenzio, ma credo che si stiano parlando tra di loro. Credo che poi, almeno voglio sperare, che ci sia anche una questione di coscienza interna rispetto a un tavolo che poi è impersonificato, appunto, da persone fisiche umane, spero, umane, con una coscienza e con un cuore, e da avere anche inoltre il senso della responsabilità di affrontare un tema così, così sensibile e oggettivo, perché credo che anche loro non possano fare a meno di dire e riflettere su quello che noi stiamo chiedendo, che ci sembra non giusto, ci sembra doveroso. Ecco, e si intravedono anche quali saranno le prossime mosse? No, al momento proprio non ne abbiamo conoscenza. Adesso noi abbiamo dato un segnale molto forte e quindi chiaro che c'è uno screzio in essere, e questo è normale. Ma di norma, diciamo così, il protocollo vuole, ma anche la storia vuole, la tradizione vuole, che adesso le associazioni datoriali debbano chiamare quelle sindacali al tavolo, perché noi il messaggio l'abbiamo mandato, ma soprattutto questa volta l'hanno mandato i lavoratori. Certo. Perché noi, quando chiamiamo le piazze, è perché i tavoli di trattativa non si sbloccano, perché non ci divertiamo a far perdere il salario di una giornata ai lavoratori, specie in questo momento. Nelle condizioni in cui versano. Quindi indire uno sciopero significa far perdere anche una parte della retribuzione ai lavoratori, ma se lo facciamo con la cognizione di quello che ne consegue, è perché proprio vuol dire che il tavolo subisce un'ingessatura che bisogna in qualche modo contrastare, ed è con lo sciopero di sabato 22 dicembre. Certo, e questo ci dà anche contezza dell'importanza di questi temi. Bene, siamo giunti al termine della nostra puntata dalla parte dei cittadini. Io ringrazio Davide Frigelli, segretario generale di Fisascat CISL Abruzzo e Molise, per essere stato con noi. Grazie.
Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori. Salve. E con tutti gli ascoltatori di Radio Speranza ci ritroviamo sempre qui, come sapete, dalla parte dei cittadini, esattamente tra una settimana. Ciao!